single day. I'm gonna make. Buongiorno a tutte ragazze e ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi finalmente il video dei prodotti finiti di maggio. Anche maggio ci sta abbandonando, come sempre in collaborazione con Stefania del canale Stefania L e Logico Bio e il canale di Rossella, a cui mando un grandissimo bacione e un abbraccio a tutte. Come sempre quando devo girare un video mi viene l'allergia e che cavolo. Allora, direi di cominciare subito. Ho terminato due tisane che mi sono piaciute tantissimo, la Pompadour mille notte con lo zenzero e varie spezie, è molto buona, sa tantissimo di zenzero, io sono amante di zenzero, quindi ci vado a nozze. Contiene cannella, lo zenzero, il cardamomo, fragranza esotica, senza teina, mi è piaciuto veramente tantissimo. E mi è piaciuta moltissimo anche la camomilla di Twinings, questa era la camomilla aromatizzata al miele e vaniglia, mi è piaciuta tantissimo perché, scusate, mi prude il naso, mi piace bere la camomilla, questa qua aromatizzata col miele con un po' di latte come fanno gli inglesi, ed è buonissima, quindi l'ho terminata con grandissimo piacere, la consumavo durante la colazione, molto molto buona, ottima. Poi ho terminato la vitamina C più ginseng, energia e tono, ne ho un'altra che sto assumendo, questa era del laboratorio Vita Harmony, mi piace veramente tantissimo, erano delle pastigliozze da tenere in bocca e farli sciogliere in bocca, insomma buone. Poi ho terminato le strisce depilatorie corpo per pelle normali di Auchan, io le usavo principalmente per le gambe e per le ascelle, mi piacciono, insomma buone. Terminate anche quelle, terminate anche le Simply Venus, le lamette 4 della Gillette, insomma 4 lame più 2, c'erano 6 lamette, mi piacciono, le utilizzo in emergenza perché quelle le avevo terminate, poi ovviamente il pelo ricresce e ho utilizzato queste. Poi sempre per il corpo ho terminato l'acqua profumata Amore Muschio della Sien, niente di che, queste acque profumate sono decantatissime, sì, profumazione buona, io tendo a smaltirle sempre in estate perché appunto quando arrivano le zanzare li utilizzo, perché contenendo l'alcol li tengo lontani, però ecco, non è che sia chissà che cosa, carino il packaging, molto retro, però ecco, buona per il prezzo che è. Poi ho terminato ben 3 deodoranti, diciamo che 2 li abbiamo terminati, uno lo cestiniamo. Andrea ha terminato l'Infasil Uomo Derma Fresh, a lui piace tantissimo, ha una profumazione maschile, tiene tantissimo, questo si sa di maschio, di macho, ma non quello opulento che non si riesce a stare vicino, quindi ottimo. Abbiamo terminato anche Borotalco profumo di cedro e lime, come deodorante è ottimo perché mantiene la sudorazione, non vi fa puzzare, però la profumazione così sembra gradevole, ma poi sotto le ascelle insomma non tantissimo. Cestiniamo perché ne manca tipo tanto così il Dove Zero senza sale d'alluminio, profumazione classica, all'inizio lo utilizzavo io e non mi piaceva perché questo è l'unico deodorante che mi fa puzzare, ha una profumazione buonissima e io non ho una sudorazione pesante, ma questo quando lo metto mi fa puzzare, allora l'ho dato ad Andrea e gli fa lo stesso, cioè dice oddio io non lo posso utilizzare perché puzza, quindi assolutamente no. Per le unghie ho terminato il Miss Broadway Fast Remover, questo insomma l'acetone, sapete che da quando sono a casa in quarantena mi sono data a farmi le unghie, insomma buono, non mi fa impazzire starli a girare. Poi cestino lo smalto di Yves Rocher, questo nella del colorazione lilla, semplicemente perché è terminato. Ebbene sì, ho terminato uno smalto, ormai c'è solo il fondo, quindi è ora di cestinarlo. Per l'igiene orale abbiamo terminato, Andrea ha terminato il Colgate antitartaro e sbiancante, a lui piace moltissimo questo, ma gli piacciono tutti della Colgate, quindi tendo a ricomprarli. Io ho terminato il mio amatissimo Bio Reperto Total Proactive Repair, questo verde mi è piaciuto tantissimo perché ha una profumazione fresca, quindi oltre a proteggere i denti, la sensibilità dentale eccetera eccetera, vi lascia quella sensazione di fresco, ripara la superficie dallo smalto proteggendo la placca, tartaro e carie, mi è piaciuto veramente tantissimo, Bio Repair per me è una garanzia. Poi abbiamo terminato i bastoncini cotonati della Ebelin, qua ce n'è rimasto uno che poi
lo vado a spostare. A me piacciono, sono uguali identiche a quelle della Lidl, insomma. Sempre in generale, io ho terminato Oral-B, denti e gengive, aiuta a ridurre la formazione della placca, aiuta a prevenire le carie, alito fresco, sapore di menta, 500 ml, senza alcol, mi sono trovata molto molto bene, non mi andava a seccare la bocca né a impastarla, quindi mi è piaciuto. Andrea ha terminato il suo solito classico Listerine, questo qua è una bomba, cioè proprio la vodka è lo stato puro, ma a lui piace, quindi andiamo a ricomprare anche questo. Poi abbiamo terminato Shower Gel di Beyoncé, questo riequilibrante con lo zenzero, mi è piaciuto tantissimo. Era un bagno doccia in gel con oligo minerali giapponesi, termali, buonissimo, sapeva molto di zenzero ma c'era un succhio di dolcino all'interno. Era un gel abbastanza denso, faceva tantissima schiuma, lasciava una profumazione fantastica sia nel box doccia che nel bagno che nel corridoio, perché appunto a me il bagno vicino al corridoio, buonissimo. Poi io ho terminato il bagno corpo alla calendola di PH Bio, che mi piace tantissimo, questo è biologico certificato, I am vegan, ok? Mi piace perché ha quella texture leggermente oliosa che permette di sciogliere benissimo i filtri solari, fa tantissima schiuma, lava benissimo, lascia la pelle morbida e la profumazione, che ve lo dico a fare, buonissima. Appena andrò al DM ne riprendo altre due confezioni, perché questo qua, la calendola, mi piace tantissimo. Poi ho terminato anche Get Cozy di Alverde, questo bagno doccia, qua c'è l'acqua all'arancia, mi è piaciuto come bagno doccia perché detergeva bene, faceva tantissima schiuma, ne bastava poco prodotto perché era abbastanza denso, ma la profumazione è stucchevole. Io che odio i canditi, questo sapeva di arancia candita, cioè proprio no, il burro corpo l'ho amato, questo no. Poi abbiamo terminato, sempre l'acqua qua, il bagno doccia al mango e coriandolo di Yves Rocher. Ne ho ancora qualche bagno doccia così piccolino, ci piace moltissimo. Ad Andrea piace più che a me, perché su di me ho notato che i bagno doccia di Yves Rocher cominciano a seccarmi la pelle, ma mi piace perché hanno delle profumazioni ricercate, lavano molto bene, lasciano la pelle ben detersa, ma a me tirano la pelle, quindi io li utilizzo ogni tanto. Poi ho terminato la mousse detergente della Nivea, questa al raspberry, io non so perché sento la rosa, mi è piaciuta tantissimo, sentivo il lampone e la rosa tutto insieme, poi sotto la doccia col vapore si trasformava in qualcosa di fiorito erbaceo, pazzesco, mousse ottima, faceva tantissima schiuma, bella cicciottosa e non mi seccava la pelle, amo, però preferisco come texture quelle della Dove. Poi ho terminato l'acqua spray, mi rinfrescavo quando prendevo il sole di Balea al cocco, questa è semplicemente acqua, glicerina e profumo di cocco, mi è piaciuta, l'unica cosa che ha uno spruzzino, che cavolo, non spruzza nuvola ma spruzza chiazze. Dopo un po' comincia a stancare, ma è un prodotto molto utile perché si mantiene fresco grazie a questa confezione a gas, e anche se siete in un ambiente molto caldo quando lo utilizzate sentite il fresco. Poi ho terminato, che me lo sono tirato dall'anno scorso, l'ho recuperato in una borsa, l'olio abbronzante, diciamo, per viso e corpo della NUX con SPF 10. Io lo utilizzavo sopra la protezione solare per intensificare l'abbronzatura l'anno scorso quando sono andata al mare. Quest'anno l'ho ripescato, ne mancava tanto così. L'ho usato, profumazione buonissima, e poi mi piace oliarmi sotto il sole ovviamente con una protezione solare molto alta sotto, è buono, ma andrò a ricomprare un altro tipo. Poi ho terminato il baby bagnetto corpo e capelli con estratto di calendola e camomilla, 99% di ingredienti naturali, certificato Natural della Conad. Mi è piaciuto molto, ve ne ho già parlato, l'ho utilizzato sia per viso sia per corpo, sia igiene intima, ottimo, molto delicato, sapeva di calendola, particolare proprio di prodotti per i bambini, lasciava la pelle morbida e detergeva molto bene. Ovviamente se siete sporchi, luridi, prima ho utilizzato un bagno doccia un po' più aggressivo, ma questo è fantastico anche per l'igiene intima. Per l'igiene intima ho terminato questo qua di Govi, sapone intimo rinfrescante, anche di questo ve ne ho già parlato tantissimo, è un intimo che mi piace molto, era molto liquido, faceva pochissima schiuma, ma detergeva benissimo senza essere aggressivo, senza andare a seccare le mucose, purificava leggermente, diciamo che aveva un effetto antibatterico molto delicato che a me non dava fastidio, quindi mi è piaciuto molto, e questo fatto di fare poca schiuma e essere abbastanza liquido non mi dava fastidio.
Per il corpo ho terminato lo scrub, coffee scrub di Min Tan. Questo l'avevo trovato in una box di Look Fantastic, molto molto buona. All'interno contiene l'olio di cocco, caffè, l'olio di mandorle dolci, sale, zucchero di canna, l'olio di oliva, macadamia, burro di karité, vitamine E, veramente molto buono. Mi è bastato ovviamente solo per un'applicazione, ma devo dire che scrubbava veramente molto bene, mi ha lasciato la pelle morbidissima e liscissima. Come scrub ho terminato anche questo al fico di Be Mood. Vi ho detto che non mi piaceva per niente, la profumazione non sapeva di niente, era molto di fico pestato, cioè proprio tremenda. Era un gel esfoliante che non esfoliava perché il gel era troppo spesso, i granuli non arrivavano alla pelle, quindi non faceva schiuma, non esfoliava, non faceva niente. Ora ho aperto quello all'anguria, speriamo che sia meglio, almeno la profumazione è molto carina. Sono 250 ml, lo potete trovare da Lila Moa, ma non ve lo consiglio assolutamente. Poi sempre come scrub ho terminato il body scrub di Nakomi. Questo qua alla torta al cocco era una cosa pazzesca, paradisiaca. All'interno troviamo il sale, lo zucchero, le scaglie di cocco con all'interno l'olio di cocco, l'olio di mandorle dolci se non sbaglio. Buonissimo, scrub divinamente, vi lascia la pelle super super profumata, super super levigata, super morbida, nutrita. Amo, ma amo follemente. Questo è uno di quei scrub che bisogna utilizzare una volta ogni 2 settimane perché è abbastanza strong. Io l'ho utilizzato ogni 10 giorni, mi è piaciuto moltissimo, potrei ricomprarlo. Nakomi, lo potete trovare ai prezzi molto competitivi su Macchi Beauty. Profumazione, mamma mia, mi viene voglia di mangiarlo. Poi sempre come scrub ho terminato il gel esfoliante di Naturebox. Questo era l'olio di avocado, lo potete trovare sul sito Make Up senza parabeni, coloranti artificiali, 89% di ingredienti naturali. Questo era un gel esfoliante, faceva schiuma, si poteva fare sia la detersione che l'esfoliazione, esfoliava molto bene senza andare ad aggredire la pelle, molto molto delicato, lasciava la pelle super morbidissima e liscia, perché anche proprio la texture... Questo gel, oltre a lavare, vi lasciava proprio la sensazione di pelle levigata, liscia, aveva una profumazione super fresca. Se si finisco, che buono! Per nulla stucchevole, io ve lo consiglio. Ovviamente non è uno scrub, è un gel esfoliante. Poi ho terminato 2 creme corpo, ho terminato questa qua di Alverde che era in edizione limitata natalizia, completamente terminata, 200 ml di prodotto certificato Natru. Ormai non vi sto qua a raccontarvi la fava alla rava perché io amo le creme di Alverde. Nutrano, idratano, elasticizzano la pelle, non fanno tanta scia bianca, sono belle e corpose, vi dà la soddisfazione di mettere sulla pelle la crema, vi dà la soddisfazione di fare la body care, si assorbono subito, lasciano la pelle in uno stato di comfort pazzesco. Questa non sapeva di alcol, aveva una profumazione dolcina, amo, io mi sono innamorata follemente. E ho terminato anche la crema corpo base viso e corpo detox di Erboristica d'Atenas. Questo l'ho trovato in un cofanetto, quindi non so se è vendibile singolarmente perché l'avevo trovato a novembre quando ho fatto incetta di cofanetti di Natale. Una crema che sapeva di vecchio, ma veramente di vecchio, è vegana, ha un buon inci, non ha chissà che cosa all'interno, ha l'aloe, burro di karité, l'olio di cotone, però ecco, era una crema molto leggera, quindi risultava un pelino troppo pesante come texture sul viso e troppo poco per il corpo, quindi non si sapeva dove si voleva utilizzare. Sul corpo l'ho utilizzata, ne bastava poco, ma faceva tantissima scia bianca, quindi anche nel massaggio non vi dava soddisfazione, perché una volta assorbita vi lasciava la sensazione di pelle che tira. Non è niente di che, non la trovo rigenerante, non la trovo idratante, non la trovo niente. Ho provato a utilizzarla sul viso, ma come texture è pesante, pur non essendo così tanto idratante sul viso, la sentite che è pesante, quindi per me assolutamente no. Profumazione poi sapeva di vecchio, no. Terminato un olio corpo, ho terminato il body oil di Cien ai bacchi di goji e melagrano, certificato Natru, vegano, mi è piaciuto molto, 100 ml di prodotto, a me 100 ml mi durano in 3 volte, ragazzi, cioè io non so che cosa fare, mi devo comprare taniche e taniche di oli per il corpo. Molto buono, andava a compattare, a nutrire leggermente, elasticizzare la pelle. Io amo mettere l'olio su pelle umida sotto la doccia, non c'è niente da
da fare. È una coccola che mi concedo sempre, è una coccola a cui non posso rinunciare. Prezzo ottimo, qualità ottima, e appunto ha un buon lince, potrei anche ricomprarlo perché per la quantità di olio che utilizzo io a me va bene così. Sempre come olio per il corpo in emergenza ho utilizzato l'olio struccante per il viso di Vianek ma sul corpo, semplicemente perché è un mix di oli che non contiene all'interno dei tensioattivi, contiene l'olio di vinaccioli, contiene l'olio di ricino, l'olio di cocco, l'olio di camomilla. L'ho utilizzato sul corpo perché me ne sono accorta, io mi ero dimenticata di averlo perché ne avevo due confezioni, uno l'avevo utilizzato tanto tempo fa, questo me lo sono dimenticato, cioè non mi ricordavo di avere un doppione, quindi quando ho guardato era scaduto, perché questi prodotti di Vianek hanno una loro scadenza, cioè a prescindere, quindi pur di non buttarlo l'ho utilizzato sul corpo. Vi dirò, non ha una cattiva profumazione, la profumazione è buonissima come me la ricordavo, un olio un po' più spesso rispetto agli altri oli che ho provato, perché contenendo l'olio di ricino, l'olio di vite è un po' più spesso, andava a nutrire, elasticizzare la pelle e compattare in maniera pazzesca, cioè come olio per il corpo è stato favoloso, si assorbiva subito, lasciava questa morbidezza sulla pelle pazzesca, 150 ml di prodotto, sì, 3 mesi di pau, io l'ho finito subito. E poi ho finito, perché questo ce l'avevo aperto da tempi di Gesù, 36 mesi di Pau, questo Egyptian Magic, questo prodottino che potete trovare da Sephora anche su Bio Boutique La Rosa Canina, contiene all'interno l'olio di oliva, miele, polline, propoli, è un prodotto famosissimo perché se ne parla dei VIP che lo utilizzano per qualsiasi cosa, capelli, corpo, no, era una pasta molto molto spessa, sui capelli impossibile perché non riuscite mai a sciacquarlo, ho sentito che si può utilizzare anche nella zona contorno occhi, io ho provato sia sulla zona contorno occhi umida che non, assolutamente no, una pasta troppo pesante, l'ho utilizzato sul corpo, scaldando tra le mani, applicando sul corpo umido, si assorbiva subito, effettivamente ha un potere molto rigenerante, ma lo trovo adatto solo per il corpo, per il viso assolutamente no, neanche chi ha la pelle più secca del mondo, ecco. Poi ho terminato anche due cosine per i capelli, tra 800.000 prodotti che ho aperti, ho terminato lo shampoo disciplinante con olio di mono ai fiori polinesiani, ce la possiamo fare, di l'erboristica d'Atenas, la linea Trico Bio LAL 3. Questa è certificata BIOS, ragazze, quante volte vi ricordo che questi prodotti con questo bollino significa che sono certificati, è una certificazione biologica, dato qua tempo sta cambiando, mi è piaciuto moltissimo perché è uno shampoo da 250 ml, all'interno era una texture molto particolare perché non era né gel né crema, era tipo un gel cremoso, abbastanza liquido, profumazione fantastica, fiorita, adoro, era stra delicato sul cuoio capelluto ma allo stesso tempo lavava molto molto bene, faceva tantissima schiuma, vi lasciava la cute pulita per tantissimo tempo, almeno su di me, mi lasciava puliti i capelli tra un lavaggio e l'altro, mi lasciava i capelli super morbidi, luminosi, docili, ecco, questo è indicato per i capelli lisci, quindi ha un'azione tipo lisciante, ora uno shampoo non è che vi liscia come spaghetto, però io avendo i capelli già lisci ho percepito questo effetto più disciplinante sui miei capelli, più diciamo sì, disciplinato a stare più dritto, ecco, non so come spiegarvi, perché sì, ho i capelli lisci ma solitamente sono belli voluminosi come non so che roba dopo che li vado ad asciugare, con questo erano meno crespi e più diciamo in ordine, non mi va a seccare né cute né lunghezze, quindi è stato un ottimo shampoo. In passato avevo provato la linea quella gialla che mi era piaciuta tantissimo, anche questo shampoo è stato fantastico, mi è dispiaciuto veramente finirlo, lasciava una buonissima profumazione sui capelli, non andava a appesantire, ottimo, e mi bastava solo una sciampata, quindi io ve lo consiglio se avete la cute normale e i capelli normali non particolarmente secchi, ecco, se avete le lunghezze secche potete sempre risolvere con una maschera, buona. E poi ho terminato la maschera vaniglia e cocco di Essere, 12 mesi di Pao, sono 250 ml di prodotto, era una maschera stra blasonata, profumazione non sapeva assolutamente di cocco ma di qualcosa di dolcino, non mi ricordo, cioè una profumazione che boh. Questa è una maschera innovativa nutriente a base vegetale, consigliata sui capelli trattati, secchi o opachi,
Su di me aveva un effetto molto districante, ammorbidente e leggermente idratante, ma io non sono assolutamente d'accordo con chi dice che è una maschera wow, che è una maschera ipernutriente, iperidratante. No, diciamo che per 10 euro di maschera mi aspettavo di più. Sui miei capelli, che sono normali, con le lunghezze leggermente secche, ma non ho un capello né molto fine né molto grosso, una via di mezzo, su di me aveva un effetto nutriente veramente veramente molto blando. Cioè io utilizzo delle maschere che costano molto meno e rendono molto di più, per esempio la maschera di Intra al Cocco e Karité, se non sbaglio, è fantastica. Questa io dovevo anche abbondare per districare bene i capelli, quindi secondo me non ne vale la pena andare a riacquistarla. Ecco, io sicuramente non la andrò a riacquistare. Poi passiamo al viso, ragazze. Cestino, questi due prodottini di Natures. Questa era la crema gel viso solare antirughe, protezione 50 UVB, UVA e raggi infrarossi, water resistant, ma io lo cestino perché semplicemente ho sforato il PAO. Era molto buono, l'ho utilizzata al mare l'anno scorso. Non è una crema gel, è proprio una crema che ha un tocco fresco, si scompone in acqua e quindi vi dà questa sensazione di freschezza, ma protegge molto bene. È molto pesante sul viso, quindi è un solare da spiaggia specifico per il viso. Sicuramente non è una base trucco, non è un prodotto da usare quotidianamente perché è abbastanza pesante. Lo cestino perché, ragazze, sì, sono 50 ml, però per il viso, per quanto ne posso rinnovare la protezione solare anche ogni 5 minuti, 50 ml sono un po' troppi. Per il viso farei un formato un po' più piccolo, anche perché io da solo utilizzarlo, vedete, ne ho avanzata tantissimo e metto a cestinarla. Ma è un buonissimo prodotto. Come cestino il stick di Natures, questo ve ne ho già parlato, lo utilizzavo nella zona contorno occhi e su due nei che io ho, che devo proteggere. Mi sono trovata sempre bene, non mi andava a bruciare gli occhi né niente, però ecco, è abbastanza vecchiotto, quindi è ora di cestinarlo. Mi sono trovata bene, lo andrò a ricomprare, perché Natures non è questo non è un solare bio, ma è un solare che ha l'inci più attento. Diciamo che io l'ho utilizzato per un paio d'anni, quelli a spray protezione 50, non mi sono mai ustionata. Come linea solare mi piace tantissimo. Vi ho sempre detto che per quanto riguarda i solari non sono una bio eccetera eccetera, no, io ho bisogno di un prodotto che mi protegge in quel momento, quindi anche se contiene la peste io voglio che mi protegga. Non mi sbilancio mai sui prodotti bio per la protezione solare, però questo devo dire che mi era piaciuto abbastanza. Poi ho terminato le salvettine struccanti di Sien, questa era edizione Summer Edition, ce l'avevo dall'anno scorso. Io non mi strucco mai con le salviettine, ma ce l'ho nella postazione bagno, per esempio quando faccio le maschere prendo, ci do una pulita, ci tolgo gli swatch, insomma non li utilizzo sul viso, anche perché questi sono abbastanza ruvidi e non mi piacciono. Già non mi piaceva l'altra versione, figuriamoci questa. Allora, struccanti, finalmente, ragazze, mi è durato una vita e mezza, ho terminato l'acqua micellare più latte idratante di Garnier, 400 ml di prodotto, mai più, semplicemente perché è un prodotto che non è né pane né pesce, né un'acqua micellare né un latte detergente, una via di mezzo, molto liquido, lattiginoso, brucia gli occhi, per carità, strucca se state là, ma brucialo gli occhi, mi fa lacrimare. Dovete utilizzare tantissimo prodotto per struccare anche il viso, ma non perché non strucca, volendo strucca, ma perché ci vuole tanto prodotto, perché scivola ovunque, no. E poi una profumazione di silicone sigillante, no. Quando l'ho finito, questa è stata la più grande soddisfazione di questo mondo, no. Poi ho terminato due gel detergenti, ho terminato il Basic Sensitive di La Vera, questo è certificato Natru, gel detergente con melissa e malva biologica, certificata vegan, di questo ve ne ho già parlato, è un prodotto molto molto buono, 125 ml ve l'ho detto, è un prodotto molto molto buono perché è delicato e detergeva molto bene, ma non lo andrò a ricomprare semplicemente perché contiene l'alcol all'interno in alto nell'ince, mi dà fastidio proprio agli occhi, non che dici mi sono fissata con l'alcol, l'ho visto
nell'ince, quindi lo boccio a priori. No, proprio a livello di olfatto, a livello di prodotto, quando lo utilizzo mi dava fastidio agli occhi, mi bruciava, anche se non ci andavo sugli occhi. Comunque andava a detergere molto bene, ogni tanto mi seccava, quindi non lo andrò a riacquistare. Aveva una texture tipo polpa, veramente delicatissimo, ma l'alcol mi dava parecchio fastidio. Terminato anche il detergo gel bio delicato, lentivo, idratante, purificante di Be Nature. Questo è un prodotto fantastico, 100 ml di prodotto, stra delicato. All'interno contiene aloe vera bio, l'acqua di clementina bio, estratti naturali, tensioattivi vegetali, l'olio di rosmarino, amamelide, fantastico, super super delicato. Sono solo 100 ml, quando l'ho acquistato ho detto mica questo qua mi durerà tempo di uno starnuto, invece no, ne bastava veramente veramente poco, e questa cosa l'apprezzo perché non costa neanche poco per la qualità, quantità che ha, ma la qualità è molto alta. Faceva pochissima schiuma, quasi quella lattiginosa, detergeva in maniera super super efficace, delicata, vi lasciava la pelle perfetta, pulita, in uno stato di comfort, non vi tirava via la vostra barriera naturale idrolipidica, non vi è andato a sgrassare troppo, ottimo. E il potere detergente è fantastico, perché ho sempre avuto la pelle pulita senza impurità, ottimo. Una bollicina, ma questo video è un parto. Profumazione molto delicata, io ve lo consiglio, potete trovarlo su erboristeria di Binasco, questa qua, veramente buono. Rullo di tamburo, ho finalmente terminato, quindi penso che non lo vedrete più, lo Sweet Liquid Glycolic Soap di linea glicolica certificata IAB di Dr. Taffy. Ce l'abbiamo fatta, qua c'è l'acqua, l'abbiamo terminato. Sono 250 ml di prodotto, un prodotto che mi piace tantissimo, è adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili, perché io ricordo una pelle sensibile e reattiva, l'ho amato. È un tipo di prodotto che una volta che lo provate non riuscite a staccarvi, perché deterge molto bene, ha un'azione leggermente esfoliante perché contiene l'acido glicolico, ma alle percentuali comunque utilizzabili senza essere aggressivo, leviga, deterge, idrata la pelle in maniera pazzesca, vi trovate sempre la pelle luminosa, uniforme, con un continuo utilizzo noterete anche che va a lavorare sulla grana della pelle, sulle macchie, sulle discromie, ottimo, l'ho amato, l'ho finito, porca paletta, ma è un prodotto buonissimo, costicchia ma vi dura anche un'eternità, cioè da quanto tempo è che vi rompo le bolse per questo detergente. Poi, sempre come detergente, ho terminato il latte detergente con estratti di seme d'uva biologica coltivato a Barolo con calendula e burro di karité di Barò. Questo purificante, 150 ml di prodotto, vi ricordo che potete tutti usufruire del buono di 50 euro se cercate nel mio canale haul di Barò, ma trovate nella playlist di video haul. L'ho acquistato con quel buono, quindi l'ho pagato, quasi non l'ho pagato, mi è piaciuto tantissimo, profumazione buonissima, texture lattiginosa sì, ma non troppo densa e non troppo liquido, sulla pelle era una goduria veramente fantastica perché detergeva molto bene senza risultare pesante, oglioso o unto, appiccicoso, no, si sciacquava anche molto velocemente, vi lasciava la pelle morbida, profumata, liscia come un letto di un bambino, ottimo. Qua dice adatto a tutti i tipi di pelle, io sono d'accordo perché non vi dà uno step di idratazione, non vi va ad appesantire la pelle, quindi è un ottimo prodotto. Poi ho terminato crema peeling di Balea, questo qua è una crema esfoliante per il viso con noccioli di albicocca e olio di albicocca, sono 75 ml, lo potete trovare dal DM, costa veramente poco. Mi è piaciuto veramente tanto, una crema con questi granuli all'interno che non sono molto aggressivi, non sentivo che graffiavano sulla pelle. Certo, io sono ormai ho constatato che ho bisogno di prodotti ancora più delicati, tipo lo scrub viso e corpo di Barò, che è una meraviglia. Questo lo percepivo un pochino di più, ma non mi andava a graffiare o a irritare la pelle, svolgeva un'azione di peeling fantastica, anche se per me, per la mia pelle delicata, sottile, questo era un vero e proprio scrub, non mi andava a graffiare, non mi andava a irritare la pelle, mi è piaciuto molto e si sciacquava anche molto facilmente. Non lo andrò a ricomprare semplicemente perché mi piace cambiare, o a tanti altri prodotti, pur essendo in crema non va a idratare o appesantire la pelle, se vi può interessare. Poi, sempre come detergente, ho terminato il Brightening for Dull, il detergente in argilla di Yes Stu,
Yes, tu. Sono 95% di ingredienti naturali, 113 grammi di prodotto. Non fatevi ingannare dalla quantità, perché vi durerà una vita e mezza. È un detergente in argilla che io non condivido assolutamente il packaging, da un lato, perché da un lato è comodo, perché una volta che siete alla fine potete tagliare come ho fatto io, ma dall'altro è troppo duro, e questa argilla faceva veramente fatica ad uscire, ve ne usciva troppo, ovviamente non tagliandolo non potete rimettere il prodotto all'interno, quindi utilizzate più prodotto sul viso e sprecate. Io spesso, quando mi cascava più prodotto, lo utilizzavo come maschera per il viso. Questo contiene vitamina C, caolino, pompelmo. Buono, ma particolare, è un detergente che non è adatto assolutamente per le pelli secche, infatti non lo utilizzavo spesso. È un detergente che va applicato sulla pelle bagnata, massaggiato e sciacquato. Io lo toglievo con la spugna, perché se no mi andavo a impattaccare i capelli e tutto, perché sapete che l'argilla, una volta che si scioglie, casca l'acqua sporca, tipo sporcate un po' ovunque. Io utilizzavo con la spugnetta, mi lasciava la pelle super luminosa, soprattutto il giorno dopo, ma va a sgrassare veramente tanto, ha un effetto purificante, soprattutto è un detergente diverso, quindi potrebbe anche non piacere. Ecco, ha un suo costo, non mi ricordo adesso quanto costava, però ragazze, pensateci prima di acquistare, anche se il packaging è molto carino. Non vi fate ingannare, perché la vitamina C, pelle luminosa, ci sta, ma il detergente che va capito e che non può piacere a tutti. Io ci ho messo un pochino a capirlo. Poi ho terminato due tonici, ho terminato il mio amatissimo tonico di Dr. Organic alla rosa. Questo non ve l'ho fatto neanche vedere nei top e flop, perché è un prodotto che ve ne ho già parlato. È senza alcol, codice rigenerante, idratante, tonificante. All'interno contiene, vabbè, l'olio di rosa, l'acqua di rosa, aloe vera, provitamina B, vitamina C, aminoacidi, l'olio di geranio, l'acqua di lime, calendola, passion flower. È un tonico pazzesco, è un tonico che io amo follemente, infatti lo devo ricomprare perché non ne ho più. Certificato bioactive, 150 ml di prodotto. È un tonico che tonifica, cosa più importante, idrata, compatta, liscia, leviga, illumina, purifica leggermente. Un tonico pazzesco, fantastico, ne basta veramente poco. Ha una profumazione di rosa molto delicata, quindi se non vi piace la rosa non vi preoccupate, perché questa non è stucchevole, non è cimiteriale, dopo un po' passa, ma è un tonico favoloso, uno dei miei preferiti, uno dei miei migliori tonici. Dovrò sicuramente andarlo a riacquistare. Se vi piace la rosa invece, non sapete che tonico prendere, questo è un tonico molto buono, molto funzionale, perché oltre all'acqua di rosa, che sì, è un ottimo ingrediente, ma all'interno ha anche tanti altri attivi che lo rende un tonico con contro balls, e allo stesso prezzo del famosissimo tonico di Natura Equa che tanto amate, ma questo lo batte proprio, cioè ciao Natura Equa, ottimo. E poi ho terminato Sebo Vegetal Pur, la lozione per il viso. Sono 6 mesi di PAO, contiene acido salicilico al 100% di origine naturale, l'estratto di mela, la mamelide e aloe vera. Io ho anche l'altra versione, ma questa mi è piaciuta di più, infatti l'ho terminata più velocemente, perché questa è più liquida e meno appiccicosa, mentre con l'altra, nella vecchia versione, bisogna metterne un goccino e massaggiarlo bene, se no poi vi fa i pallini e non sempre va d'accordo con i trattamenti successivi. Questo invece lo applicavo proprio come tonico, si è più spesso rispetto a un'acquetta, però non è denso, andava a purificare e rinfrescare tantissimo la pelle, un ottimo potere astringente, un ottimo potere purificante senza essere pesante, vi lavorava anche sulla grana della pelle. Io mi sono trovata benissimo, tant'è che io ho fatto praticamente tutto il mese di maggio skincare serale purificante, infatti vedrete altro prodotto che ho terminato, l'ho utilizzato con tranquillità, non mi ha dato fastidio, pur avendo la pelle secca, mi ha tenuto a bada le impurità, perché io e la Nutella siamo diventati migliori amici, quindi io ve lo consiglio, è molto buono. Poi ho terminato un olietto di Physician Formula all'argan. Questo è un olietto che io ho utilizzato per il corpo, perché sui capelli non mi piaceva molto. Adesso non sono in fase impacco pre shampoo, perché ogni tanto mi prendo i colpi d'aria, sapete, finestra aperta, L'ho utilizzato sul corpo perché era lì che faceva la muffa. Buono, ma non lo andrò a ricomprare,
costato veramente pochissimo. Poi ho finito l'acido ialuronico di Bioculture linea viso e corpo, questa qua, certificata AIAB. Qua c'è l'acqua perché io lavo tutte le confezioni. Questo acido ialuronico mi è piaciuto particolarmente perché all'interno contiene l'acido ialuronico, acqua, l'olio di rosmarino, salvia, geranio. Mi è piaciuto perché era un acido ialuronico che non era molto vischioso, non era pesante, non appiccicava, si stendeva benissimo sul viso, andava a idratare molto bene, ma aveva anche un'azione purificante, riequilibrante grazie a quei estratti leggermente purificanti e bilancianti. Quindi mi sono trovata benissimo perché mi è andato sempre in concomitanza con il tonico di prima e il prodotto che vi farò vedere dopo. Tutto insieme mi hanno tenuto a bada appunto le impurità che ho avuto in questo periodo date dalla mia alimentazione. Ovviamente un prodotto che mi è piaciuto tanto, che non mi ha dato fastidio, che è andato comunque a idratare, era un'ottima base per il siero successivo, perché io faccio acido ialuronico e poi ci applico un altro siero. Mi è piaciuto molto, potrei anche riutilizzarlo. Questo me l'ha regalato Rossella, un bacio tesoro. Poi ho terminato appunto sempre per la scia di cose purificanti l'acne cream di Glycolic, della linea Glycolic di Dr. Taffy. Mi chiederete perché utilizzi prodotti anti-acne se non hai l'acne? No, però mi piaceva il fatto di utilizzare il sapone, il tonico e la crema, perché tutti contenevano gli stessi attivi e mi andavano a sfogliare, schiarire la pelle, cosa che io ho fatto in autunno. Poi la crema e il sapone ho dovuto sospendere perché io faccio un mese e mezzo, poi mollo lì, perché comunque ho una pelle delicata, e quindi l'ho sospeso. Questo contiene acido glicolico, propoli, bardana, ossido di zinco, glicerina, olio di avocado, malva, altea, aloe, vitamina A, vitamina C, vitamina E, miele, estratto di pompelmo. Un prodottino niente male anche per la mia pelle. Io l'ho finito appunto a maggio perché ho fatto alla sera la mia skincare purificante. Non è niente male, è una crema particolare perché all'interno contiene granuli, fa tantissima scia bianca. Io cosa faccio? Ne prelevo un po', me la applico sul viso, lo massaggio, faccio scomporre il prodotto, quindi faccio tantissima scia bianca, le do 2 secondi e poi finisco di massaggiare. Si assorbe subitissimo, ha un'azione ovviamente purificante giorno dopo giorno, un'azione schiarente, sfogliante giorno dopo giorno, comunque leggera perché sono 3% di acido glicolico all'interno, nickel tested. Anche questo è un prodotto bio, non so se ve l'ho detto, e giorno dopo giorno vi va a esfoliare, a schiarire la pelle, ma allo stesso tempo un potere idratante, perché l'acido glicolico ha questo potere di stimolare l'idratazione della pelle. Infatti io al mattino non mi trovavo mai con una pelle che tirava, che era super super secca. Era normale che aspettava la sua maschera mattiniera, perché ormai l'ho abituata a fare le maschere al mattino. Buona, mi teneva a bada le imperfezioni, ma non ho avuto l'imperfezione d'acne, avevo un brufolo in croce tipo uno qua che adesso non c'è, ma mi andava a curare le vecchie macchiette magari post brufolo, mi andava a schiarire, a lavorare sulle macchie, sulla grana della pelle, me l'ha resa molto molto uniforme. Quindi questo era lo scopo della linea e mi è piaciuta, ve la consiglio. Terminata anche questa, poi ho terminato la crema per di Govi di giorno, questo crema viso anti smog, idrata e protegge. Questo conteneva l'olio di lino, mandorla, borragine, microalga ricca di omega 3, antiossidanti e moringa. Un prodottino niente male, diciamo che non è certificata, sono 99,5% di ingredienti naturali, diciamo che non spiccava in niente, ma era una buona crema idratante, molto leggera come texture, si assorbiva subito nonostante la sua fluidità, perché era abbastanza leggera, era abbastanza presente sul viso perché aveva un buon potere idratante, ottima base per il trucco se ne applicavo poco, ma visto che ero a casa e non mi truccavo abbondavo. Potere idratante ottimo, con il tempo andava leggermente a illuminare la pelle, però ecco, non andrei a ricomprare questa crema correndo perché faceva anche scia bianca. Non so se sì, ormai non esce più, c'era l'ultimo schizzo, vedete? Questa ve ne ho già parlato, è una crema molto adatta alle ragazze giovani che non hanno pretese, cioè oddio, non è che sono una vecchiarda, però diciamo che io da un cosmetico pretendo di più perché sono più prevenire che curare. Questa è proprio una crema leggerissima, adatta a tutti i tipi di pelle, magari per la pelle grassa in autunno, ma buona, non appiccica, era una buona crema che non andrò a ricomprare. Poi ho terminato anche la crema contorno occhi di Now Bay. Allora, sono 3 ml di prodotto certificata EcoCert
Contiene all'interno acido ialuronico, caffè, liquirizia, olio di grape, adesso non mi viene in mente, comunque conoscete tutti questo prodotto. È un contorno occhi tanto blasonato, devo dire che è un contorno occhi soffice che va a idratare e va a leggermente levigare la zona contorno occhi, quindi perfetto per la mattina. Vi dà questa sensazione anche di effetto quasi schiarito, quasi riposato, ed è ottimo, è un buon contorno occhi, non è eccessivamente idratante, quindi se avete un contorno occhi molto secco questo non va bene. Potrei ricomprarla? No, non mi sto a dilungare perché questo l'avete visto ovunque. L'unica cosa che io non accetto, perché veramente mi ha fatto penare, è la confezione. Vedete che è tutta bellissima, per carità, ma per prelevare gli ultimi goccini di prodotto sono diventata matta, perché io uso la spatolina per prendere il prodotto, ma una volta che si è infilato dappertutto ci dovevo pucciare il dito, una cosa che mi ha dato veramente veramente fastidio. Quindi io per il contorno occhi preferisco il tubo. Lo andrò a ricomprare? No, perché pur avendo 30 ml di prodotto mi è finito molto molto in fretta, cioè io ho alcuni contorno occhi da 15 ml che mi durano 4-5 mesi, questo qua mi è durato 2 mesi e mezzo, boh. Poi, gli ultimi prodotti, burro cacao, uno della Sien, bacche di goji e l'olio di melagrano, mi è piaciuto, era molto molto burroso e anche ceroso, molto idratante, molto nutriente, riparativo, lo utilizzavo la sera perché era parecchio unticcio. E poi questo classico di Alverde, che secondo me non è paragonabile assolutamente a quello della Sien Nature. Quella della Sien Nature alla calendula era fantastico, questo è molto molto buono, è più asciutto rispetto a quello della Sien, però buono, potrei ricomprarla per il prezzo che ha. Poi ho terminato il mascara di Too Faced Better Than Sex, la mini taglia, molto buono, lo vorrei acquistare in full size perché veramente fa delle ciglia pazzesche. Sembra che non è finito, ma è finito perché comincia a fare dei grumi e è una cosa che io non sopporto. Potrei acquistarlo. E poi ho finito il 1 Million di Poco Rabana, dove mi sono sporcata, maschile, ragazza, che nausea, pensate che io qualche anno fa amavo questo profumo, cioè quando lo sentivo in giro, cioè era una cosa orgasmica, adesso, cioè io l'ho usato per spolzare sui vestiti e negli armadi, ogni volta che aprivo l'armadio, no, comunque è un buon profumo. E niente ragazze, questi sono stati i miei prodotti finiti di maggio, come sempre non mi smentisco mai, sempre una caterva di roba, io non so come faccio. Fatemi sapere se anche voi avete provato qualche prodotto, se siete d'accordo con me o semplicemente se avete tenuto compagnia, voi mi tenete sempre tantissima compagnia. Vi ringrazio tantissimo perché mi seguite sempre con molto affetto, do il benvenuto ai nuovi iscritti e alle mie veterane che sono sempre presenti, vi mando un grandissimo bacione, mi raccomando se vi fa piacere passate anche dalle mie amiche. Baci grandi, ci vediamo alla prossima. Ciao!